Sindaci in prefettura oggi per il patto sulla sicurezza urbana. Tra i primi cittadini presenti alla riunione con il prefetto Dario Caputo, anche quelli di Castro Filippo, Franco Badalamenti e di Joppolo Giancaxio, Giuseppe Portella. Per Badalamenti si è trattato della sua prima uscita ufficiale da nuovo sindaco di Castro Filippo, che per l'occasione è stato accompagnato da due consiglieri comunali. Giuseppe Portella, invece, è al suo secondo mandato dopo la riconferma avvenuta con il voto del 10 giugno scorso. Franco Badalamenti, nuovo sindaco di Castro Filippo, oggi in prefettura per il patto sulla sicurezza urbana. È il primo adempimento che facciamo fuori sede ed era una cosa bella da fare, infatti siamo venuti qua per partecipare a questo piano di sicurezza e per vedere in seguito di usufruire dei vantaggi che potremmo ricavare da questo patto di sicurezza. Questa nuova amministrazione ha tanti progetti, nella fase della campagna elettorale abbiamo esposto ed è un progetto bello anche perché coinvolge diversi componenti partitici, diciamo. Non c'è un partito preciso, un centrodestra, un centrosinistra, ma c'è un'unione di forze per rilanciare il nostro paese. Il Consiglio Comunale si attiverà naturalmente a sostegno dell'amministrazione. Certamente, si attiverà a sostegno dell'amministrazione. Abbiamo fatto ieri la giunta, ora adesso il giorno 25 abbiamo il Consiglio, la nomina del Presidente, del Vicepresidente e ci incamminiamo verso. Presenza femminile in Consiglio Comunale a Castro Filippo, importante. È la mia prima esperienza intanto, quindi cercherò veramente di essere a disposizione di qualsiasi cosa. Niente, sono un po' emozionata perché è la prima volta, quindi è la prima volta che mi trovo anche qua. Riconfermato sindaco oggi in prefettura per un appuntamento importante. Sì, un appuntamento oggi importantissimo che riguarda proprio il patto sulla legalità per quanto riguarda la sicurezza dei nostri piccoli e grandi centri. Oggi abbiamo sottoscritto questa diciamo, convenzione qua alla presenza del prefetto, eravamo presenti quasi tutti i sindaci della provincia per poter poi accedere a quelle che possono essere finanziamenti europei per la sicurezza dei nostri piccoli centri. Sì, io sono stato rieletto giorno 10 per continuare quella che è stata, diciamo, i primi 5 anni di amministrazione, continuare questo lavoro per portare Joppolo al centro della provincia di Agrigento. Qual è il progetto che è rimasto in sospeso e che riprende adesso con la sua riconferma? Allora, il progetto ce ne sono tanti. Uno è quello dell'illuminazione pubblica che a giorni sarà aperta la gara, diciamo, le buste per quanto riguarda l'illuminazione, perché il comune di Joppolo ha acquisito tutto l'impianto elettrico, lo gestirà tramite messo a bando di gara per ristrutturare tutto l'impianto elettrico, metterlo in sicurezza e nello stesso tempo avere un risparmio per dei costi dell'illuminazione pubblica.